Il Pianopoli capitalizza il grandissimo regalo ottenuto domenica scorsa dal comprensorio Corace, che nello spazio di 4 minuti si è fatto battere, e vincendo oggi a Palermiti con un secco 3-0 conquista la promozione in prima categoria proprio sul filo di lana. È una promozione che, come dicono i numeri, potremmo dire meritata, ma che probabilmente il comprensorio Corace e Antonio Fabiano hanno tanto da recriminare contro loro stessi, chiaramente, ovviamente, non contro nessun altro, perché avevano condotto per tutto il campionato in testa alla classifica e poi alla fine si trovano a dover chiudere in seconda posizione e doversi giocare il playoff contro l'Amatori Le Castella. L'Amatori Le Castella che chiude al quinto posto e che quindi dovrà andare a Gimigliano per farsi questa partita di semifinale playoff. L'altro playoff alla fin fine, come diceva la classifica sin domenica scorsa, perché tutte hanno vinto le prime quattro, all'Amatori bastava il pareggio a questo punto, anche perché negli scontri diretti era in svantaggio con le altre, quindi l'altro playoff, come dicevamo, sarà proprio tra Casabona e Sersalese, due squadre che in finale di campionato sono state in crescendo e quindi se la giocheranno tranquillamente. La Sersalese oggi è andata a vincere 4-0 contro l'ultimo della classe, il San Nicola Carfizzi, mentre il Casabona è andato a sbancare Petronà per 4-2, ma anche qui in questo caso il Petronà aveva poco da chiedere al campionato, perché con il pareggio dello Strong non avrebbe mai potuto raggiungere la quintultima posizione. E allora in coda abbiamo San Nicola Carfizzi retrocesso, Academy Strongoli salvo perché non giocherà il suo play out contro il Palermiti, mentre ci sarà questo unico play out tra Petronà ed Amaroni. La perdente di questo scontro dovrà giocarsi un altro ultimo play out, una finale play out contro proprio il Palermiti, e quindi ci sarà un'altra retrocessione oltre al San Nicola Carfizzi per vedere quello che dovrebbe essere il risultato finale di questo campionato. Lo abbiamo detto tantissime volte, monco con 10 squadre, l'augurio è che per gli anni prossimi la federazione possa pensare di evitare di fare questi campionati ridottissimi di seconda e di terza categoria.